Cucina all'opera, Musica e cibi in Emilia Romagna di Giancarlo Frè, edito dalla Regione Emilia Romagna, in gran parte curato dall'Istituto per i Beni Culturali, continua il suo viaggio. È un viaggio che è cominciato all'indomani della sua pubblicazione, particolarmente quando è stato poi tradotto prima in lingua inglese con il titolo The Operatic Kitchen, Music and Food in Emilia Romagna, e poi sollecitato ad Istanbul per una traduzione in turco, però un libro che proprio per i temi che tratta riesce a rappresentare la cultura del nostro paese e in particolare dell'Emilia Romagna sotto vari aspetti, perché è un libro accattivante che non spaventa nessuno. In inglese si dice scritto tongue in cheek, ossia con un sorriso ironico, come probabilmente era l'autore, e che parla di cibo, che parla di musica, che parla di territorio, di paesaggio, che parla di abitudini, e le propone tranquillamente come da una poltrona di casa, senza per questo sminuire la serietà della ricerca che c'è stata dietro, che è stata in fondo la ricerca di una vita, di un hobby portato avanti fra cucina, musica e arte da Giancarlo Frè, che era un architetto, l'ultimo ricordo che ci ha lasciato prima di scomparire improvvisamente senza aver visto il libro. E per volontà degli eredi di Giancarlo Frè non è mai stato messo in vendita, perché era nato come un piccolissimo contributo nell'anno verdiano, e quindi un libro da tenere in casa e da consultare ogni tanto, non solo per le sue ricette.